oggi al Museo Santa Croce di Umberti dell'inaugurazione della nuova installazione di Pierluigi Pozzi Monsignori, controcorrente. Perché controcorrente? Ma controcorrente perché noi oggi viviamo in una società che ci regala purtroppo dei stereotipi fasulli, quindi questo pesce rappresenta la nostra fede, rappresenta la nostra vitalità e credo che tutti noi dobbiamo avere un impegno nel nuotare controcorrente, perché è stato installato domenica scorsa sulle rive del Tevere e significava nient'altro che la nostra fede che nuota controcorrente, contro questa società che usa le persone ed ama gli oggetti. E installarlo qui al Museo di Santa Croce, ai piedi della deposizione del Cinquecento del maestro Luca Signorelli, è molto importante, perché questo pesce, che rappresenta la persecuzione cristiana ad opera dell'esercito romano, dei primi cristiani, è esattamente quello che accade oggi nella nostra società contemporanea, cioè noi vediamo che i nostri valori sono perseguitati da questi stereotipi che, come ripeto, usano le persone ed amano gli oggetti. Quindi abbiamo la deposizione del Signorelli, che da dove nasce questa fede, quindi la nostra fede nasce con la passione di Cristo, con la deposizione del Cristo che genera il pesce e le seggiole. Come la nostra fede, come si scontra con l'esercito degli ignavi, si scontra contro quegli stereotipi fasulli, le seggiole, questo esercito va in frantumi, tanto che nemmeno riesce a entrare in contatto con quell'esercito lì. È un pesce realizzato con dei mattoni un po' particolari, ci spieghi che cosa sono? È molto semplice, perché non accetto che in Italia si parli di crisi per certi aspetti, perché ho viaggiato molto e mi sono trovato a volte in contatto con delle realtà dove ho pagato $1,50 per vedere una gettata fine anni 70 e quindi mi sono detto: se noi deteniamo il 70-80% del patrimonio mondiale per quanto riguarda le opere d'arte, non possiamo essere poveri. E aggiungo che noi abbiamo nel nostro territorio delle eccellenze, delle aziende che sono delle eccellenze, che vanno protette dai mercati esteri che vorrebbero acquisirle. E come si fa questo? Cercando di non far più concorrenza alla Cina, ma cercando di proporre elementi propulsivi che ridiano vitalità alle nostre aziende, alle nostre eccellenze. E questo ne è il risultato, la fusione, questo mattone non è altro che la mia creatività messa al servizio di un'azienda che ha visto artisti come Caglia Leoncillo tra le proprie mura. Quindi l'arte oggi, ripeto, ha un ruolo fondamentale sia per riportare la serenità nella nostra quotidianità con questi messaggi, ma può anche servire per ridare vitalità a delle eccellenze che sono nel nostro territorio. Oggi l'inaugurazione dell'installazione controcorrente di Pierluigi Pozzi Monsignori, il commento, l'opinione di un suo estimatore, Mario Tosi. Ma io ho avuto il privilegio di vederla in anteprima lungo le sponde del Tevere e chiaramente ci è voluta l'imbeccata, perché vedere questa forma lungo il greto del fiume, lì per lì era difficile decodificare il significato. Poi quando Pierluigi mi ha detto che si trattava di un pesce che nuotava controcorrente e che il pesce simbolizza il Cristo e il cristianesimo, e tutto è diventato chiaro. E quindi nel fiume il pesce che nuota controcorrente, contro, in questi tempi estremamente significativo e difficile nuotare controcorrente, e qui dentro questa installazione che sembra casuale e significativa invece soprattutto nel vedere la spinta propulsiva che deriva dalla crocifissione che è sulla coda e la massa informe che viene aperta, si discosta rispetto ai principi del cristianesimo che tentano di avanzare, e ai lati viene travolta per l'ignavia. Quindi ecco, Pierluigi ancora una volta ci ha dimostrato che la testa è utile portarla dietro lasciandola pensare. Fabio Mancini, o meglio Hoffman, qual è stato il suo contributo all'installazione di Pozzi? È stata una risposta a un invito.
la generosità che caratterizza lo stile di Pozzi, la generosità ad aprire anche le sue opere agli altri e condividere, quindi è un aspetto molto, molto importante e talvolta desueto, se non raro in senso assoluto. E quindi, siccome io, diciamo, nel mio stile amo dipingere dei grafos, queste grafie di una scrittura non conosciuta, e lui ha pensato di farmi partecipe per la realizzazione di quelle che sono la scritta all'interno del pesce, quindi l'ictus inteso come pesce diciamo nello stile dei protocristiani, quindi sono stati realizzati in greco, che è la prima, diciamo, lingua che è stata, con la quale appunto sono stati realizzati. Niente, è stata una collaborazione di questo tipo, uno scambio di idee, un incarico che poi ha portato a questo qui, un po' uno stare insieme, un condividere una lettura artistica della vita, insomma. Per Samuele, 20 anni, l'installazione di Pozzi diventerà fonte di ispirazione, in che modo? Certo, adesso stiamo facendo una collaborazione insieme a lui per poter rendere molto più artistica queste installazioni, per presentare all'interno di questa chiesa, di questo complesso. Adesso stiamo facendo questo percorso insieme a mio padre e speriamo che venga fuori un bel lavoro. Elisa Minchielli, di Sistema Museo, che gestisce la struttura del Museo di Santa Croce, come ha accolto Sistema Museo l'installazione di Pozzi? Beh, diciamo che l'accoglienza di Pozzi è stata molto naturale. Guardando la mostra, l'installazione al Tevere, è venuto quasi distinto portarla nel museo, e nel museo nasce così naturalmente, e devo dire che Pozzi è stato molto capace di dare una continuità, e questo risulta molto difficile, dall'arte antica a quella moderna, e quindi lui è stato un successore, un erede di quello che appunto è il passato, e ha cercato di dare una continuità per il futuro. La mostra, l'installazione si adatta, si adagia, si respira proprio l'area del museo, e devo dire che noi siamo molto contenti di accogliere delle installazioni così vere e così partecipate. Oggi al Museo di Santa Croce di Umberti dell'inaugurazione dell'installazione di Pozzi, un connubio tra arte antica e arte moderna. Beh sì, un'ulteriore prova del nostro grande artista contemporaneo Pozzi, che ci ha stupito anche con questa nuova arte, accostando un po' quella che è la tradizione, la storia, a quelli che sono elementi fortemente innovativi, e non tralasciando neanche quelle che sono poi, come dire, le imprese locali, perché se voi notate poi i mattoncini, no, che costituiscono questa opera d'arte, che simboleggia appunto il pesce, sono dei mattoncini che provengono da ceramiche locali. Quindi un'espressione molto forte che richiama valori del cristianesimo, valori antichi, e quindi un grazie ancora a Pozzi per questa grande creatività e questa voglia di trovare sempre delle soluzioni innovative e interessanti.